Alberto Tomba nasce a Castel de' Britti, una frazione di Bologna. È un cittadino, dunque. Per lui le montagne sono almeno all'inizio un luogo di vacanza. Prime gare sono quelle contro il fratello sulla collinetta vicino casa. Partivamo da lì su, preso poco, dove c'era una capanna che adesso non c'è più. Quindi da lì fino lì erano 300-400 metri. Ai tempi delle prime trasferte con le squadre giovanili, Tomba è una specie di corpo estraneo nel mondo dello sci. Ragazzo di città ha avuto problemi. L'Emiliano sulla neve dava un po'... preferiva così mettere quello dell'Alto Adige o quella del nord. Il carattere di Tomba, estroverso e chiassoso, è l'opposto di quello tipico del montanaro, schivo e chiuso nel silenzio delle sue montagne. E lui girava con questo cappello da cowboy di pomeriggio. Cioè si notava molto già, eppure non aveva ancora vinto. 23 dicembre 84, posso dire numero 9. Mi ricordo che c'erano tutti quei forti della squadra A. Io ero il primo anno di squadra B. Stanno per prendere il via il giovanissimo Tomba. Tomba ha 17 anni e insieme ad altri ragazzi delle giovanili è invitato a confrontarsi con i campioni della prima squadra in diretta TV. Uno dopo l'altro, il ragazzetto di Bologna li mette in riga tutti. Vedete la gioia di questo 18enne ragazzo bolognese. Tomba è l'eroe di un giorno. Peccato che per ragioni di tempo la Rai non riesca a mandare l'intervista al giovane vincitore. Secondo l'intervista, ma mi fanno segno che purtroppo dobbiamo chiudere, vincitori Daniela Zini e Alberto Tomba, il parallelo di Milano. Buongiorno a tutti. Nessuno ci credeva, era poi, mi ricordo, scomodo il mio cognome. Infatti qualcuno ha detto un bolognese, beffa, gli azzurri. Questi erano i titoli, non avevo messo Alberto Tomba vince, ovvio. Non ci credeva nessuno, pensava fosse un gioco, uno scherzo. Come a scuola, no? Che c'era sempre qualcosa sul cognome da ridire. 3 anni più tardi, l'emittente di Stato sta di nuovo per chiudere il collegamento con il Sestriere. Partivo non neanche il primo gruppo, partivo col 25, il collegamento Rai, ma poco dopo lo chiudevano dopo di me. Dico, aspetta un attimo, che se vado bene almeno parte il primo gruppo così mi vedono più gente. Alberto Tomba, questo 21enne talento bolognese. Tomba a metà gara ha il miglior tempo. La sua azione è impressionante per potenza e fluidità. È più tranquillo dei nostri, l'ultima porta c'è il pettine. Attenzione, sento le urla della folla, la paura di tutti che sparisce in questo momento perché lui va in testa con 17 centesimi di secondo su un Jonas Nilsson. Erano già avvisati, sapevano già i miei colleghi e gli allenatori che stavano andando molto, visto le prove che si fanno ogni stagione a cronometro sui ghiacciai. È partito Alberto Tomba. Deve amministrare un vantaggio di 17 centesimi rispetto a Jonas Nilsson, atleta molto forte. 2 ore più tardi, Tomba domina anche la seconda manche e vince la sua prima gara in carriera. Ed arriva al traguardo stravincendo con 80 centesimi. L'unico a non essere sorpreso della vittoria sembra proprio lui, Alberto Tomba. Sono contentissimo, ce l'ho fatta prima della... dell'anno nuovo e sono molto in forma. E da lì è cominciato, perché sempre mi piaceva anche poi scherzare, giocare. Ci sono tanti atleti che prima della gara sono veramente, non riescono a dormire, il cancelletto di partenza è una cosa micidiale, finché non si prova ti danno i secondi, poi c'è questo suono. Quello che sorprende non è solo il modo di sciare di Tomba, non c'è tensione sul volto di quel ragazzo. Sembra che per lui lo sport non sia competizione, ma divertimento. Quell'anno lì potevo anche, ci hanno provato a buttarmi giù dalla, ma ero, c'era anche la caduta, mi riprendevo e vincevo lo stesso. Era all'inizio, come dico sempre, che c'erano l'anno delle Olimpiadi, pensavo fosse dei giochi e non delle Olimpiadi, capito? All'inizio ero reduce da 3 gare di Coppa del Mondo e vittorie, ero 87 a Campiglio, che poi mi ricordo in quell'occasione vinse Simona Ventura. Sono anche eventi, cose così, che ti fanno così poi felice, contento, vedi anche qualcun altro, se no a 3.000 metri sei in mezzo ai lupi o i cervi, i caprioli, non è facile. Il personaggio piace alla gente, i media cominciano a interessarsi a lui e lui non è tipo da tirarsi indietro. È così che a febbraio dell'88, alle Olimpiadi di Calgary, Tomba è l'italiano più atteso. Quando comincia le Olimpiadi, prima ci sono tutte le altre gare,
discipline veloci, super G, combinate, e lo gigante, lo slalom, sono gli ultimi due giorni. Il 24 febbraio arriva finalmente il giorno dello slalom gigante. La sorte vuole che Tomba corra la prima manche, prima di tutti gli altri, con il pettorale numero uno. Ecco, intanto è inquadrato proprio Alberto Tomba, già pronto al cancelletto. Freddo, quindi coperta. In attesa della partenza, vabbè, con numero uno avevi, non avevi riferimento. Attenzione, slalom gigante, valido per la medaglia d'oro. Si chiama Alberto Tomba, ha 21 anni, è bolognese. Ha portato nel mondo dello sci tradizionalmente austero una ventata di spensieratezza e di spavalderia. La sua sciata la vedete fluida, la sua azione potente e agile al tempo stesso. Non commette errori e alla fine della discesa sembra soddisfatto. Ma senza altri riferimenti si può solo aspettare che scendano gli altri per capire quanto è andato forte. Il risultato, guarda caso, di solito risulti alla seconda, alla fine, quando sei così, alla prima. Questo segnale, questo gesto con la mano, col braccio, è contento. Restano tutti dietro. Discesa dopo discesa diventa chiaro per tutti che Tomba non è andato forte, è andato fortissimo. Se sei primo la prima, non è facile, quindi rimanere calmi, tranquilli, rilassati. Vedete il sorriso di Tomba. Ci provi e vedi, hai vinto la prima manche, almeno hai vinto la manche delle Olimpiadi. Nella seconda manche i timori vengono spazzati da un'altra discesa praticamente perfetta. Adesso avete visto, affissato autorevolezza. Mi sembra che abbia affissato in scorrevolezza e in sicurezza questo atleta potente e agile al tempo stesso. È vinta, sicuro. Ebbene signori, abbiamo un campione olimpionico in Italia, 1.14, come prima ha recuperato nella seconda parte, ebbene, a distanza di 12 anni dalla medaglia d'oro di Piero Gross, a 16 anni di distanza dalla medaglia d'oro di Gustavo Toni, vedete gli italiani di Sestola, di Alfano, hanno sfondato la transenna, abbracciano Alberto Tomba, il quale si concede giustamente, questo lo rende atleta popolare e simpatico a tutti. Tomba vince la sua prima medaglia d'oro alle Olimpiadi. Delirio dei pochi tifosi che sono accorsi, dei club lì a fine gara, e tutti hanno buttato giù le transenne. È stato grandioso. A Calgary sono passate da poco le 12. In Italia, come abbiamo visto, sono le 23 quando Miguel Bosé, sul palco dell'Ariston, annuncia al pubblico di Sanremo la vittoria di Tomba. Non me lo posso più tenere! Alberto Tomba ha vinto! Capito l'olimpionico e poi te lo ripeti, poi sogni, poi ci pensi, te lo dicono, te lo ripetono. Anche quello, perché rimanere un po' fly down, come si dice. Sai, quando hai già vinto l'Olimpiade, 20-21 anni, dico qua smetto. Fermeremo il festival per farvi seguire la gara. La serata finale viene interrotta per collegarsi con Calgary. Partito. 48:22, vedete il tempo che deve ottenere per andare al comando. Cattiando da Dio, secondo me, su questo tratto, purtroppo ha commesso più o meno l'errore in tre, ma si è ripreso. Non l'azione è rimasta veloce e va con 37 centesimi in testa. E adesso attenzione, perché Nilsson e Verne, favoriti dai numeri di partenza. Medaglia sicura comunque per Tomba. Medaglia sicura in ogni caso, quindi l'oro ce l'ha già, mal che vada sarebbe pronto. Però a questo bronzo dice una medaglia d'oro è sicura quella del gigante. Adesso il bronzo è sicuro, però attenzione. Al traguardo ha il miglior tempo. Ma devono scendere ancora due atleti. Il primo è Nilsson e il secondo è Vrindel. Primo Alberto Tomba dunque. È comunque medaglia di bronzo. Le bandiere agitate dai nostri tifosi presenti a Calgary, ed eccolo Alberto Tomba, come sempre sorridente. Niente. Nilsson non riesce. Non ce la fa, e quinto, quindi Alberto Tomba è medaglia d'argento. È già lì, ha portato in trionfo, salti, abbracci, baci. Tocca a Frank Vergel, il tedesco. Si sta decidendo la medaglia d'oro dello slalom speciale dell'Olimpiade di Calgary. Alberto Tomba e Frank Vergel. Non hanno fatto errori nessuno dei due, si può dire, però. Vrindel arriva al traguardo con 6 centesimi di ritardo. Tomba e medaglia d'oro. Ha vinto anche lo slalom speciale alle Olimpiadi di Calgary. Lì, ma no,
tirato in aria di tutto e di più, commosso, pianto perché ero su con le braccia alzate, mi stavo rendendo conto che 2 ore alle Olimpiadi era proprio, non dico una sorpresa, dico non ci avrei mai pensato. A Sanremo l'Ariston è tutto in piedi per una seconda standing ovation. Dall'altra parte del mondo, nelle montagne canadesi, Alberto Tomba ancora non lo sa, ma in Italia lo aspetta una nuova vita. Grazie. Grazie Tomba per questo spettacolo che ci hai dato. Un amico che si chiama Tomba. Io non si tiro mai. Un amico che si chiama Tomba. In qualsiasi posto, sia in centro Bologna o su da noi in campagna, in collina, il mondo intero conquistato, file di gente, di persone per rubare così una foto o una firma. Tomba è ovunque e ovunque ha un seguito di tifosi e soprattutto tifose pronti a tutto per vedere e toccare il loro idolo. È un personaggio che riempie le pagine dei giornali e gli studi televisivi, ma tutti questi impegni extra sportivi lo allontanano dai campi da sci. Mi ricordo anche di peso che lì mangiavo, pranzavo, facevo pranzo, cena per un mese, sono arrivato 10 kg oltre, ero 90, arrivai a un quintale, a 100. Sei stanco di tutta la stagione, hai vinto, festeggi qua, fai bevi di qua, ti offrono quello, non puoi rinunciare, no grazie, quello è, boom, alla fine ci rimetto io. Quando nell'autunno del 1988 riparte la stagione dello sci, Tomba non è pronto. L'atleta che l'anno precedente batteva tutti è diventato uno sciatore come tanti altri, uno slalomista che alterna prove brillanti a prestazioni grigie. Come dico sempre, non è il vincere, ma è il rivincere. Io ho fatto un errore, non mi sono perso un attimo, un centesimo di secondo. Volevo risalire, ma ero troppo, 2 porte sotto, era difficile. È massacrante e serve, è servito per esperienza. Ai mondiali di Vail del febbraio 1989, Tomba non è più il ragazzone che sorride sicuro di sé alla partenza. Mi ricordo poco, è ovvio delle gare che non ho avuto risultati e hai più memorie di quelle che poi vai a vincere. Questa caduta in slalom, inforcata, che non potevo andare benissimo, ma niente da fare. Slalom è una lotteria, ci deve avere anche la fortuna. Passi a 60 l'ora, millimetri. C'era un orario da rispettare, non so, l'arrivo alla funivia alle... un quarto alle 8, ma lui non c'era mai. Queste cose di squadra, di orari, di tanti che c'era la fila per fare le prove alla mattina, io preferivo fare le mie 4, 5, 6 fatte bene che 20 fatte di fretta male. È assurdo di svegliarsi alle 6, 6 e mezza per andare a sciare che è ancora buio e freddo e c'è ancora il segno del cuscino qua, la marchio che non... Insomma, ci vuole una soluzione che permetta a Tomba di allenarsi con i suoi modi e i suoi tempi, senza perdere la forza e la leggerezza che lo hanno reso lo sciatore più forte che l'Italia abbia mai avuto. Mi sono creato una squadra da me, una squadra composta da preparatore atletico, Gustavo Tenni, di poche parole però giuste. L'esperienza di un grande campione come Tenni e la tranquillità del nuovo staff danno gli effetti sperati. Nelle prime gare della stagione successiva, Tomba si presenta di nuovo in forma. Sembra davvero che ora possa dare finalmente l'assalto alla Coppa del Mondo. Tomba però non ama le gare veloci, il super gigante e la discesa libera. Sono troppo rischiose. Qualcuno diceva non fare la discesa perché c'è la mamma che non vuole. No, non è affatto così e io sono... ho vinto tanti giganti slalom perché non ho fatto le discese, perché tutti tanti disisti hanno infortuni e perdi una stagione, ne perdi due e anche la carriera. Gareggiando solo in slalom speciale e gigante, la Coppa del Mondo diventa irraggiungibile. Così nel dicembre 89 Tomba si lascia convincere a correre il super gigante di Val d'Isère. È arrivato la caduta in super G a 120 all'ora, adesso questo non mi ricordo se era da un cambio dal sole alla luce, all'ombra, e mi sono girato, anche lì si vede proprio spettacolare la caduta. È l'addio definitivo alle discipline veloci. Dai, dai. Tomba, niente? No, ma tanto ci divertiamo. Dice che sta fase si sta mettendo a sciorina, ma che cose che...
Passano gli anni e la popolarità di Tomba è tale da sconvolgere gli show televisivi di prima serata. Dopo Sanremo, anche Fantastico è vittima del ciclone bolognese. La Carrà si deve collegare con gli Stati Uniti per seguire una discesa di Tomba. Quando Tomba sta a parire, ditemi che io accorcio. Il collegamento con Tomba, eccolo! Diamo la linea a Furio Polari! Lo potete vedere anche voi! Dagli Stati Uniti, Park City, Coppa del Mondo! Eccolo! Quattro porte, tre porte, due porte lo separano dal traguardo, credete? Tomba è di nuovo primo. Siamo tutti molto emozionati. Siamo emozionati perché 1,57 su Stampazzi e Senigallesi che avevano sfidato in quel modo era un'impresa che un solo atleta al mondo, un solo atleta poteva fare, Alberto Tomba. E ovviamente le telecamere americane ci inquadrano. A Park City, gli americani, la bomba, se mi ricordo che guai mai. E da lì è cominciata proprio la grande stagione, la seconda più grande. Tomba sembra essere lanciato verso un'annata straordinaria, ma mai avrebbe immaginato di dover fare i conti con un carpentiere svizzero che fino alla gara di Park City non aveva mai fatto grandi risultati, Paul Accola. Da dove è uscito? Chi è? Chi non è? Paoli Accola, e questo non so cosa mangiava quell'anno, però andava bene. Tomba non ce la fa, è secondo, a soli 29 centesimi. Per nulla! Paoli Accola era competitivo. Io vincevo lui secondo, sempre dietro. In qualsiasi altra situazione, Alberto quell'anno la Coppa del Mondo l'avrebbe vinta. Poi è sbucato quasi dal nulla questo svizzerotto che si è messo ad andare fortissimo in tutte le discipline. È durato un anno in realtà a quel livello, però gli portò via la Coppa del Mondo. Giochi olimpici di Albertville. Fin dalla cerimonia di inaugurazione, tutti i riflettori sono puntati su Tomba. È il portabandiera della squadra azzurra. In queste occasioni mondane e sportive insieme, Tomba riesce spesso a dare il meglio di sé. Da Albertville io giocavo con i numeri, non potevo giocare col nome, Albertville, c'è un motivo, a casa mia non posso tradire, non posso dar male. Alberto aveva una stagione molto forte, ha già vinto 7-8 gare prima delle Olimpiadi in slalom in gigante. Ma era in formissima anche Girardelli in quel periodo. E quindi tutti si aspettavano questo grande duello tra Tomba e Girardelli. Come a Calgary, 4 anni prima, la prima gara da affrontare è lo slalom gigante. Difficile, molto difficile, perché non si poteva fare allenamenti su quella pista, era aperta solo in occasione dei giochi olimpici. E dalla partenza mi ricordo che vedevi proprio tutto, fino all'arrivo, fino ai tifosi, fino al tifo, sentivi anche il boato. La sciata di Tomba è da manuale, aggressiva ed elegante. E sono riuscito così a vincere la prima manche. La prima manche se la giudica Tomba, grazie a soli 7 centesimi di vantaggio su Mark Girardelli. Tra la prima e la seconda parte della gara, Girardelli e Tomba trovano il tempo di distrarsi. C'era una ragazza, stava lavorando in partenza. E lui, forse non so se è stato lui, per agitarmi, per mettermi più tensione, fa: Alberto, allora se vinci, dedichi a lei la vittoria. Hai capito? Per distrarmi un po' forse l'ha fatto anche, perché strano, non è da lui. Io e Alberto ci abbiamo comportato anche abbastanza bene, forse anche perché lo capivo in italiano. Anche Girardelli è un fuoriclasse assoluto dello sci, capace di vincere 5 coppe del mondo, ma è diverso da Tomba come il giorno lo è dalla notte. Baby fenomeno già all'età di 10 anni, Girardelli è succube, ma anche prodotto, di un padre padrone che controlla ogni minuto della sua giornata. Una giornata che non prevede distrazioni, ma solo duro lavoro, allenamenti e riposo in vista della gara. Col padre sempre dietro, mi ricordo quando ero piccolo che era sempre lì che aveva, che gli dava anche le bastonate, se non andava bene. Penso che sia da ammirare, perché è riuscito a sopportare un padre che non sia stato molto facile vivere con lui. Nel 1980 Girardelli aveva preso il passaporto lussemburghese, una federazione piccola di cui lui è l'unico rappresentante. La squadra austriaca, avendo tanti atleti, non lo iscriveva alla Coppa del Mondo, ha cambiato nazionalità proprio per poter entrare il prima possibile in Coppa del Mondo. Quando lui finiva
l'allenamento io cominciavo. Lui, mi ricordo sullo stadio che andava in elicottero da casa sua, arrivava lì alle 5, finiva alle 8, 9, quando arrivavo io facevo le mie 9 e mezzogiorno, cos'è cambiato? Tomba non ha mai avuto seri infortuni nel corso della carriera. Un terribile incidente al Sestrier nel 1989 ha lasciato tracce indelebili sulla schiena e sulle gambe di Girardelli. L'attenzione sta per scendere Marco Girardelli, il quale peraltro quest'anno quasi sempre è ben piazzato. Quarto nel gigante di Trebbo, quinto nello slalom di Trebbo ancora, terzo nello slalom di Waterville, ancora terzo è caduta, brutta caduta di Marco Girardelli, attenzione. Il momento più brutto della mia carriera era sicuramente un incidente che aveva a Sestrier in dicembre 89. È uscito, è andato nel bosco, è andato sui prati, sulle rocce. Mi ricordo che anche lui poi doveva stare attento. L'osso della schiena è uscito fuori e ho perso durante i primi 2 giorni, ho perso 3-4 litri, 3 litri di sangue. Ma la sua tempra e il suo spirito di sacrificio gli permettono di risalire ai massimi livelli. E nel 1992 ci sono le Olimpiadi. Girardelli non le ha mai vinte. Ci sta provando adesso, contro Tomba. Ad Albertville sta per partire la seconda manche dello slalom gigante. Per primo scende Girardelli. Con una discesa perfetta si piazza al primo posto. Ora è il turno di Tomba. È un duello che si gioca sul filo dei centesimi. Ogni curva, ogni passaggio può essere decisivo. Sono 2 discese senza il minimo errore. E alla fine il cronometro dice che Tomba è stato ancora una volta il più veloce. La tecnica non era così ottima questo giorno, ma perdere contro un Alberto in forma solo con 3 decimi non è male, secondo me. Marco Girardelli, che è accusato un malanno, non si è anche presentato alla premiazione. Tu pensi, perché era convinto che aveva di vincere? Tomba chiude le Olimpiadi con un'altra medaglia, stavolta d'argento, nello slalom speciale. Dopo aver vinto 2 medaglie d'oro in 2 edizioni diverse dei giochi, Tomba è di nuovo l'immagine vincente dello sci. E ogni sua gara crea grande attesa e smuove molti interessi. L'Olimpiade invernale viene anticipata di 2 anni. Si gareggia a Lillehammer. Lillehammer 94, Olimpiadi. Freddo polare, nelle gare dello sci nordico, per dire, c'erano meno 34, meno 32. Nelle nostre no, si stava bene, meno 26. Dopo la sfortunata prova nel gigante, Tomba interpreta malamente la prima manche dello slalom. Sbagliai la scelta del pettorale, numero 1 non andava bene perché c'era neve gessosa, si può dire, quando è freddo era da scegliere così 4-5, io penalizzato la prima manche, finì in 13ª posizione. Alberto Tomba nello slalom speciale olimpico, è l'ultima occasione olimpica della sua carriera, il numero di Alberto. Lì un piccolo errore, chissà in termini di tempo, 1-0-2-84. Ecco l'errore a rallenti di Tomba, un errore. Io ero dietro parecchio, 1,60, così quasi 2 secondi da Stan Gassinger nella prima manche. E recuperai parecchio nella seconda per arrivare a 15 centesimi dietro di lui. O la va o la spacca, Alberto, c'è poco da fare. Qui bisogna tirare fuori anche quello che non si ha. Via, partito, dai. Primi metri. No, subito male, di nuovo. Subito male alla seconda porta e qui ancora. Niente, proprio non c'è oggi. Tempo e velocità per le ultime porte, dai Alberto, ultimi metri, via, chiude. Ha dato 88 centesimi di distacco a Thomas Fogdoe, 59-33. No, non è soddisfatto e io sono abbastanza d'accordo con lui. Anche stavolta gli avversari patiscono la prestazione di Alberto e finiscono alle sue spalle quando non escono proprio di pista. Attenzione, ha già saltato. E c'è il bronzo. Ha già saltato, il bronzo c'è, Giorgio. Grande. E non è ancora finita. E non è ancora finita. No, sì, io penso, io terzo posto va bene perché il bronzo l'ho ancora avuto.
È fuori! È argento! È fuori, non si può gioire, amici sportivi. No. Non possiamo gioire, no, siamo calmi. Non possiamo gioire per gli errori degli altri. Ma è davvero tanta anche l'emozione. Partito Stan Gassinger. Vediamo un po' l'austriaco, non ha commesso errori, ha fatto una gara piuttosto prudente sino ad ora. Chissà che non lo sia troppo prudente. Ancora 76 centesimi, 2-2-17 il tempo di Alberto, 59-2-2-1-2-2-0-2 per 15 centesimi vince Thomas Stan Gassinger. Alberto, senza quell'errore in alto vincevi tu. Bruno, sì. Eccolo qua, Alberto, vieni qua, senza quell'errore in alto vincevi tu, dice Bruno. Prima piangevi, eh? Ma no, è lui che fa l'asino. Allora Alberto, guarda che ti stanno guardando tutti gli italiani. Allora tu devi dire che come hai vissuto questi ultimi 10 minuti? Male, perché non ho sciato come volevo, l'ho detto che prima. Io volevo arrivare con un secondo e qualcosa, 1.07, 1.10 e poi c'era. Vabbè, ma uno nella vita si deve accontentare, sono usciti tutti, oh! Ma lo so, però ho sbagliato in cima, lui aveva troppo vantaggio. Senti, allora tu avevi detto in queste Olimpiadi non c'era il tuo nome, Calgary era nell'Alberta, poi Albertville e adesso? No, adesso qua veramente sono più contento, anche se tutti si aspettavano questo oro. Grande, bravo lo stesso. Nonostante i soldi, lo staff personale e la classe del campione, nel 1994 la Coppa del Mondo è ancora un miraggio. Per avvicinarsi all'ambito trofeo, Tomba decide di richiamare nel suo staff Flavio Roda, uno dei suoi primi allenatori. Già con lo sguardo c'è qualcosa dentro che ci... la coppia vincente. Come battuto mi fa, ma sai, abbiamo iniziato assieme, finiamo anche assieme, come che fosse l'ultimo anno. La nuova stagione, quella 94-95, non comincia nel migliore dei modi. La prima gara d'apertura era a Tignes, era il momento, ero in forma, in allenamento, andava bene tutto. Arrivo giù, 21esimo, prima massa. Parliamoci chiaro, non è il suo gigante, 1,80 è veramente troppo questo distacco. Alberto era in un angolo e c'era un po' tutto il nostro gruppo, però tutti erano un po' scuri in viso, quindi c'era un po' di delusione in generale. Mi sono messo, aspetta un attimo, perché questi qua li ho visti in allenamento giorni fa, non andavano, c'è qualcosa che non va. Poi abbiamo fatto ricognizione, seconda manse, andati in partenza, abbiamo dato alcune indicazioni per radio. Mi ricordo in particolare che lui ha detto per radio, proprio a noi che eravamo in pista, adesso il vecchio vi fa vedere come si fa a fare i giganti. La seconda manche è un capolavoro di classe e potenza. Tomba rimonta 17 posizioni. Alla fine è quarto. E da lì è partito tutto? Tomba è in stato di grazia. Da lì in avanti vincerà 9 gare di seguito. La più clamorosa di tutte a Lecce, in uno slalom speciale rimasto memorabile. Quando cammina così, Alberto, è una... sta rischiando addirittura troppo, eh? Ero arrivato all'intermedio con un secondo e mezzo di vantaggio. Attaccare qualcosina meno. No! Ah, no! No! Dai, adesso ancora! Ce la può fare ancora, via! Via! Ha sicuramente perso tempo, ma sicuramente per un piazzamento ce la può fare ancora. Via! Via! Cambiare qui, adesso vediamo se riesce a riprendere il ritmo qua. Peccato quell'errore, accidenti. Via Alberto, via! 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 41, 42, 43, primo! 43,57, 77 centesimi di ritardo col numero che ha fatto. Lui dice non ci credo, ha fatto non ci credo, non posso essere primo, dice, dopo quello che ha fatto. Quindi potevo permettermi anche quell'errore, quella fermata, un caffettino per dire, dic veloce. 89 su 100 altri sciatori non sarebbero stati capaci di ritornare in pista, invece lui con la reattività muscolare assolutamente fuori dal comune che aveva ci riuscì. Si è rialzato, ripartito e ha vinto ancora, e lui ha arrivato in fondo e secondo me pensava che avessero sbagliato il suo tempo, e invece... Mai come quest'anno Tomba sembra essere imbattibile, e mai come quest'anno l'assedio della stampa è serrato. Tomba ha una fidanzata giovane, carina e famosa, Martina Colombari, Miss Italia 1991. Non potevamo muoverci, inseguiti, tutto per tutto, e non era più bella così, vivere così, non era più amore, c'era anche di volte il lavoro di mezzo. O sei molto giovane lei,
anch'io, poi sono anni fa. Sulla neve, però, non ci sono ostacoli che tengano. Le piste più difficili del Circo Bianco, pendii mozzafiato come Kitzbühel e Bengen, sotto gli sci di tomba, sembrano discese per principianti. Adesso veramente il boato. Spaventoso, è partito come se dovesse recuperare. Ecco le ultime porte, ne mancano soltanto 3, 2, 1, è andato! Nessun avversario riesce a tenere il suo ritmo. L'appuntamento è a Bormio, un weekend che da quelle parti non dimenticheranno facilmente. Anche quella notte non si dormiva, talmente caos e tifosi che sono venuti a festeggiare Alberto. Una folla di 60.000 persone sconvolge la tranquillità della piccola località alpina. La pista da sci si trasforma in uno stadio di calcio. Vai piano, bici, dai, vai piano, vai piano, vai piano. Tomba vince lo slalom gigante dominando ed è matematicamente il vincitore della Coppa del Mondo. E la gente andò in delirio, insomma, intorno a quella pista c'erano davvero migliaia, se non ma decine di migliaia di persone. Quelli che mi hanno aiutato, quelli che mi amano, quelli che vogliono, che capiscono che Alberto è uno come voi. E adesso prende il microfono e ringrazia un po' tutti, diciamo, i fans, tutte le persone che l'avevano seguito in quegli anni, e tutto il pubblico. E la voce si sentiva che c'era una forte emozione. Aveva tenuto gli occhiali scuri sicuramente perché forse la lacrima in quel momento gli è scesa. Quello di Bormio è il giorno in cui la città invade la montagna. Nei tre anni successivi Tomba vincerà ancora medaglie mondiali e gare di Coppa del Mondo. Vincerà così tanto che la fine sembra quasi non debba arrivare mai. Tomba arriva all'appuntamento iridato in perfette condizioni di forma. Sono in molti ad aspettarlo, pur con qualche ostilità da parte degli spagnoli, offesi da una sua battuta male interpretata. Rilasciai in un'intervista che qualcuno ha frainteso. Io scherzando, c'è vicino il Marocco, il clima può cambiare. Sai, Sierra Nevada, Spagna, vicino, se da in cima vedi proprio l'Africa. Per questa cosa c'era già gente anche che veniva a fischiare alla partenza. Ha fatto un club anti-Tomba Fans Club. Io sdrammatizzo, cioè riesco a cancellare dentro di me anche gli attimi quelli negativi, così mi concentro per la gara. Chi mi provoca io reagisco e vado meglio. Però sinceramente ero veramente avvilito, abbattuto da quello che aveva infrainteso la stampa. Nella prima manche del gigante realizza il miglior tempo, ma è la seconda prova a dare le emozioni più forti. A circa metà gara praticamente finisce a terra, ma grazie alla sua incredibile potenza e reattività muscolare limita i danni e arriva vincitore al traguardo. Ho appoggiato proprio tutto il corpo sulla neve, una velocità tale che un colpo di reni sono ripartito, cioè ho ripreso. Dico adesso ce la devo fare, recupero a metà percorso, alla fine arrivo con una velocità. Forza Alberto, molla tutto adesso, giù! 59.07 il tempo da battere, 57.58 è primo, 44 centesimi, campione del mondo, grande Alberto, cadendo, incredibile come ha fatto a star su. I due svizzeri, Kehlin e von Gruning, mi aspettarono perdenti, perché ho vinto l'oro. Però Alberto non è ancora sazio, rimane lo slalom. Come in altre occasioni già raccontate, lo sciatore bolognese interpreta male la prima manche, ma sembra quasi un film già visto. La seconda discesa è una lezione di sci. Difficile trovare aggettivi per la sua prestazione. L'ennesima rimonta è compiuta. Queste rimonte emozionanti proprio mi caricano. Pensi alle Berville, a Lillehammer e altre gare di Coppa del Mondo. E oggi dico, il podio c'è, è arrivata la vittoria, è tornata la vittoria. 22 anni dopo Gustav Töning, doppio trionfo a St. Moritz, Alberto può fregiarsi di due ori mondiali. Ormai ha vinto tutto.
nella sua testa Alberto ha praticamente chiuso la carriera, però decide lo stesso di continuare, cambiando tuttavia il suo staff tecnico. Arriviamo al 97-98. Tomba decide di provare a centrare un'ultima medaglia olimpica. La stagione di Coppa è confortante, buoni piazzamenti sia in slalom che in gigante e una fantastica affermazione a Schladming. Arriva a Nagano, sede delle Olimpiadi, in ottime condizioni di forma. Villaggio olimpico giù a Nagano, tutte le cose, non sentiamo neanche l'Olimpiadi perché stando nella baracca dove siamo noi, su una palafitta, è su antisismico, no? Vuole assolutamente vincere il gigante, stavolta però la sfortuna è più forte di lui. Cade a poche porte dall'inizio e facendosi male compromette pure lo slalom. Dopo 7, 8, 10 porte ho raggiunto una bella velocità e sono scivolato e questa pancera mi ha aiutato, cioè non mi facevo male, però mi ha schiacciato qui dietro, ecco, grande gluteo, mi ha schiacciato di 2 centimetri. Ho riprovato lo slalom, però ero niente, non ero nei 15, sono tornato a casa, mi sono andato a terapie laser, dopo 2 settimane, finale di Gran Montana di Coppa del Mondo, e qualcuno ha pensato, sarà l'ultima gara? Marzo 1998, ultima gara della stagione. In cima alla pista di Gran Montana, Tomba è al cancelletto di partenza. La partenza che aspettava per la ricognizione e per radio ha fatto proprio, mi ricordo che ha detto, come al solito sono sempre lasciato solo. Forse era più una battuta che altro, perché in effetti, diciamo da parte di tutti quelli che era lo staff, la cosa particolare anche era quella di non lasciarlo mai solo. Nello staff di Tomba c'è uno strano senso di inquietudine. Non l'ha detto a nessuno, ma questa potrebbe essere la sua ultima discesa. Sul campo ha fatto vedere che ancora era in grado di vincere, però che sarebbe stato anche pronto ad abbandonare. Aveva perso qualcosina Burros nei confronti di Jagr, qualche centesimo, avevano ancora 94 centesimi a disposizione. Siamo lì, attenzione, 3 centesimi, Burros in fondo, ha sciato molto bene, pulito ma non ha rischiato. Alberto non credo possa fare quanto ha fatto nella prima manche, cioè rischiare così tanto nelle ultime porte. Qui si distende un attimo, impiega un attimo in più del dovuto ad atterrare, pulito, adesso dovrebbe cercare di mollare, purtroppo questa neve molle non risponde bene al suo sci, comunque è sciato bene, siamo lì, sciato, vediamo benissimo. Che cosa ci dice, grande, primo, grande vittoria di Alberto Tomba, grande Alberto, straordinario. Ah beh, noi possiamo davvero abbandonarci all'entusiasmo perché ci ha regalato una prestazione magnifica. È la 35esima vittoria in slalom. 50esima. Paolo, tu hai un po' di lacrime agli occhi, festeggi, no, così, con un giorno di ritardo. È una gara di sci. Sono molto contento per Albertone. Grande. E per questa sua 50esima vittoria in Coppa del Mondo. Butta gli sci. Ieri ha buttato il casco, oggi regala addirittura gli sci. È l'89esimo podio in Coppa del Mondo di Alberto Tomba. Questa è una vittoria importante, davvero, perché ha ridato alla Coppa del Mondo, ha battuto il nuovo re dello slalom, Carlo, il campione olimpico, al campione olimpico su una pista brutta, molto difficile, tecnicamente bella, è stata una gara entusiasmante. Dopo 14 anni lascia le montagne per fare ritorno a Bologna, nella sua città, da dove era partito. Oggi avete già capito com'è Alberto, per chi mi conosce sono con voi, grazie, vi sono vicino. Questo 15 marzo 98 per me è stato chiuso proprio alla grande. E lì promesso a... Dico, se quando vinco l'ultima, vedi, vinco l'ultima, poi smetto. Se non vincevo, andavo avanti. Dentro di me ho detto, vinco l'ultima, poi smetto. E mi è capitato dopo 10 giorni. Poteva capitare anche dopo 2 anni, 3. Mi avete fatto ancora, ero ancora qui forse.